Benvenuti a Toscana a tavola. Oggi il nostro buongiorno ve lo diamo da Montalcino. Siamo nella fortezza e il nostro Virgilio di oggi è Alessandro Regoli, che è direttore e fondatore di Wine News, il portale di riferimento per tutti gli amanti del vino. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Daniela. Raccontaci un po' dove ci troviamo adesso e che aspetto ha. Beh, ci troviamo dentro la fortezza di Montalcino, quindi siamo in pieno 300, ma partiamo da una curiosità. La curiosità è che qui non c'era la fortezza. La fortezza è stata costruita nel 1360, qui c'era una chiesa. Queste sono delle navate. La chiesa è stata semplicemente decomposta e ricostruita a circa 50 metri dall'attuale fortezza. Perché la fortezza è stata costruita qui? Perché gli unici attacchi che potevano arrivare dalla fortezza è il colle più alto di Montalcino, che è il colle dello Sticcio. Per questo è stata costruita qui la fortezza. Quindi distrutta una chiesa e ricostruita a 50 metri e via alle operazioni della fortezza, 1360. Le opere si facevano anche a questa maniera allora. Proseguiamo il percorso all'interno della fortezza. Eccoci Alessandro, ci troviamo sugli spalti della fortezza e da qui si ammira un panorama bellissimo. Raccontaci che cosa si vede. Allora, che cosa vediamo? Vediamo l'Amiata, il Monte Amiata, Radicofani, Castiglion d'Orcia e poi tutta la bellezza della Val d'Orcia, San Quirico d'Orcia, Pienza, in lontananza Montepulciano. È questa la forza di Montalcino, si capisce qui, si capisce dove siamo. Siamo nel posto importante perché era il... Una posizione strategica. Posizione strategica, quindi sulla Francigena, che era l'autostrada del Medioevo perché congiungeva Parigi a Roma. Poi Montalcino ha anche un'altra particolarità, che era il crocevia per la Maremma, quindi i porti della Maremma, da dove partivano le merci. Questa è la vera importanza di Montalcino storicamente. Poi sono nate le arti, i mestieri, l'agricoltura e tutto il resto. Un'altra risorsa indispensabile di Montalcino è poi il bosco. Allora, qui che cosa vediamo? Beh, qui vediamo il palazzo comunale di chiaro stampo fiorentino. Accanto, più in basso, vediamo il convento di San Francesco, poi vediamo il convento di Sant'Agostino, il palazzo del Vescovo, che fu fatto costruire quando Montalcino, quasi sul finire del 400, diventa diocesi. Quindi il Papa fa costruire per il Vescovo di Montalcino il palazzo vescovile. E poi la cattedrale, dove c'era un'antica pieve, nell'Ottocento poi rimaneggiata e fatta diventare appunto la cattedrale della cittadina di Montalcino. Perché il bosco era così importante? Beh, il bosco era importante perché per tutti i prodotti che il bosco dava, anche per la caccia, perché comunque la caccia era importante, ma per il legno, per il carbone, per tutti i prodotti appunto che il bosco dava. Addirittura le stesse opere d'arte che poi ci sono nel museo, le più preziose, sono poi fatte anche in legno. Sono fatte tutte in legno, infatti penso che forse ci sia anche una liaison tra la grande presenza di scultura lignea nel comune di Montalcino e questa grande presenza del bosco nel territorio di Montalcino. Perché non lo dimentichiamo, Montalcino è sì Brunello, ma Montalcino, la metà del suo territorio è a bosco, di macchia mediterranea. Quindi lecci, querci, corbezzolo, cipresso. E noi proseguiamo questa bellissima camminata e andiamo alla conoscenza dei prodotti del territorio. Parliamo della cinta senese DOP, un prodotto del territorio. Siamo con Daniele Baluffaldi, allevatore e presidente del Consorzio di tutela della cinta senese DOP. Daniele, perché un consumatore dovrebbe acquistare la cinta? Quali sono le caratteristiche di questo prodotto?
Prima di tutto perché è sicuramente un animale con delle caratteristiche genetiche particolari, già di suo, essendo un animale non selezionato, ha le caratteristiche di un animale di una volta, infatti è stato salvato, preso per i capelli nel 1980, stava per estinguersi. Stava per estinguersi perché era allevato in modo industriale e quindi in poco spazio, molto mangime, e qui diventava una palla di grasso. Da qui il rischio di perdersi questo prodotto. Cosa abbiamo fatto noi del Consorzio Tutela Senza Senese? Abbiamo fatto un disciplinare, ci è stato approvato dal Ministero e di conseguenza anche da Bruxelles. Siamo diventati DOP, il primo animale DOP dell'Europa, e abbiamo quindi in questo disciplinare previsto come mangiare, come cosa deve mangiare e come allevarlo. Deve mangiare prodotti derivati dal pascolamento, e quindi erba, ghiande, insetti, radici, quello che trova. Ma siccome non è sufficiente, noi possiamo aggiungere, ripeto, una parte di alimentazione con dei cereali di origine toscana per la maggior parte. E quindi questo dà la possibilità a questo animale, questo grasso particolare, di avere anche dei sapori particolari. Siamo anche con Eugenio Sassini, che è responsabile di Corriere Extra. Eugenio, tu che rapporto hai con la cinta senese? Apprezzi il prodotto? Un ottimo rapporto, ovviamente, basta guardarmi. La cosa che volevo dire sulla cinta era che è stata salvata da un ente pubblico, da un funzionario di un ente pubblico. Siccome noi parliamo sempre male, anche a ragione, degli enti pubblici, volevo ricordare che la cinta senese è salva, ce n'erano 20 esemplari, 26 esemplari rimasti, quindi sarebbe stata destinata all'estinzione nel Novecento, salvata dall'impegno e dalla passione di un funzionario della provincia di Siena. Oggi, che è salva, ce ne sono credo 4.000 esemplari negli allevamenti in Toscana, sarebbe importante un altro intervento di un ente pubblico, non so io se lo Stato, la Regione o chi, per aiutare la crescita sul mercato di questo prodotto, che è un prodotto buono, sano, e quindi avere nuovi allevatori e più maiali, no? A disposizione. E in realtà, appunto, la cinta, oltre a essere un prodotto eccezionale, ha anche un'iconografia eccezionale, perché la caratteristica di questo animale è quella di essere nero con una fascia bianca, e proprio in un quadro famosissimo di Ambrogio Lorenzetti, Allegoria e effetti del buon governo, è rappresentato questo animale. Quindi le origini si perdono nella notte dei tempi. Sì, abbiamo questo valore aggiunto che è appunto il quadro del buon governo, ma oltre a questo riferimento storico io ci terrei molto a far vedere il nostro logo della DOP, che è uno scudo araldico molto antico, e ne approfitto di questa occasione per dire ai consumatori che questo è una fonte di garanzia. Quando i nostri prodotti hanno questo scudo araldico devono star tranquilli, questi animali hanno passeggiato nel bosco, mangiato naturale e prodotto carne meravigliosa. Quindi quando andate a acquistare il prodotto, mi raccomando, ricordatevi di cercare il bollino del consorzio. Ci troviamo all'interno della cucina del ristorante Il Giardino a Montalcino e siamo con Federico, il titolare, e con Mira che viene dall'Albania. E tu sei la moglie di Federico? Sì, sì, sì. E vi siete conosciuti all'interno di un ristorante? Ristorante, esatto, sì, sì. Senti Mira, che cosa ci prepari? Qui prepariamo una carbonara. Una carbonara però speciale? Speciale, esatto, che con dei prodotti, con i guanciali di cinta senese e con un pecorino di Montalcino, una stagionatura di 13 mesi. E delle uovo. Perfetto, allora Federico, la carbonara, diciamo, è di ispirazione sicuramente romana, però voi l'avete fatta con una, diciamo, rivisitazione del territorio. Sì, sicuramente, stando in Toscana non potevamo che utilizzare prodotti tipici della zona, quindi come potete vedere abbiamo dei spaghetti come prima cosa, che sono prodotti da un pastificio qui di zona, vicino a Pienza. Intanto, scusa Mira, sì. Intanto comincia a buttare come la no? pasta. Iniziamo a preparare tutto quanto, ci mancherebbe, anche perché i tempi
servono. Quindi abbiamo questa pasta prodotta con grani antichi. È una pasta Senatore Cappelli, del è una territorio. Pasta del territorio, esatto, come dicevamo prima, vicino Pienza. Dopodiché abbiamo un pecorino, che qui invece di avere un pecorino di Pienza come magari si usa sempre, qui abbiamo un pecorino di Montalcino. Abbiamo un produttore qui a Montalcino, questo qui è un pecorino stagionato per 13 mesi. Ecco, di adesso buonissima aspetta, qualità perché secondo Mira, me. Descriviamo cosa fa Mira. Sì, che... in questo momento Mira sta prendendo il guanciale, che come possiamo vedere è un DOP di cinta, quello che abbiamo visto in precedenza, e lo sta mettendo in padella. Non aggiungiamo grassi, perché per noi la carbonara non deve avere aggiunta di grassi, quindi non c'è olio, non c'è burro, non c'è nulla. Anche perché, diciamo, la caratteristica appunto della cinta è quella di avere un grasso eccellente. E esatto, quindi noi andiamo a sfruttare il grasso che poi uscirà, diciamo, dal prodotto. Fino a rendere poi croccante un po' la... Sì, quello adesso lo farà rosolare per benino e lo renderà un pochino croccante. Dopodiché, lo vedremo adesso nel procedimento della ricetta, verrà messo a parte il guanciale, aspetteremo la cottura della pasta, vedremo piano piano che la pasta verrà messa nel grasso, diciamo, verrà continuata la cottura e poi piano piano verrà ultimato con gli altri prodotti che sono il pecorino, come dicevamo, e l'uovo. Certo. Questo verrà fatto fuori dal fuoco? Allora, no. Noi facciamo una cottura anche dell'uovo. Però poi vedrete che la cremosità e la corposità rimane. Sì, perfetto. Sì. Perfetto. Intanto sentiamo sfrigolare Mira, che sta appunto mettendo, rosolando in padella la nostra cinta senese DOP, il guanciale, sì, di cinta. E senti, invece, diciamo, la versione della carbonara tradizionale a Roma è un po' un culto. Allora, sì, però adesso che dire, c'è chi la dice in un modo, c'è chi la dice in un altro. La vera ricetta forse non la sa poi nessuno. Sicuramente, da quello che si sa, il pecorino dovrebbe essere il pecorino romano e quindi non un pecorino sicuramente toscano. Però poi qualcuno aggiunge la cipolla, qualcuno mette l'aglio. Noi, almeno da quello che abbiamo potuto studiare, apprezzare e via dicendo, preferiamo più un qualcosa di classico, quindi il procedimento come ve l'ho descritto prima. Il procedimento è classico, però diciamo è perfettamente integrato nel territorio, perché abbiamo la cinta senese DOP, il pecorino di Montalcino e questi spaghetti di grani del territorio. Sì. Ci parli un po' di questa pasta? Come no, loro sono un pastificio, diciamo un pastificio che è nato da non tantissimi anni, sono comunque diciamo un'azienda agricola da tanti anni sul settore. Da 5 anni, se non ricordo male, hanno iniziato a produrre la loro pasta, producono i loro grani. In questo caso abbiamo un 90% di grano antico Senatore Cappelli e un 10% di farina Verna. Se non ricordo male, le proporzioni sono queste. E, nulla, loro, come dicevo, sono della zona qui di Pienza, quindi tutto territoriale. Ecco, andiamo un po' nel dettaglio adesso. Sì. Mira adesso sta preparando il passaggio che dicevamo prima, quindi adesso ha fatto soffriggere il nostro guanciale, lo ha tolto, quindi abbiamo il grasso e adesso dobbiamo aspettare, per ovvi motivi, la pasta che viene cotta. Siamo arrivati al momento clou, la scolatura, sì, della pasta. Esatto, adesso si scola la pasta, come potete vedere, e viene messo nel grasso, diciamo, che ha rilasciato comunque il nostro guanciale, e verrà portata, diciamo così, a cottura per altri 2-3 minuti all'incirca, e nel frattempo poi verrà preparato l'uovo e il parmigiano, come adesso il pecorino perdon, Montalcino. Scusatemi. Vabbè, ma chiaramente esce ogni tanto l'anima romana, anche se in realtà anche lì è pecorino. Però intanto appunto poi Mira verrà adesso qui Mira a preparare verrà qui, esatto, e preparerà, diciamo, l'uovo, che comunque già è stato aperto. Noi lo priviamo della chiara. Aggiungiamo il nostro pecorino. Ecco, e tu cosa ci hai messo anche dentro? Vedo dell'acqua. Dell'acqua frizzante, pochissimo. E cosa serve? Che farò una crema insieme, che metterò all'ultimo nella carbonara. Quindi questo è il tuo segreto, l'acqua frizzante, bene. Sì.
Sì, diciamo che l'acqua tende comunque a non far addensare nel modo sbagliato l'uovo. Quindi ecco, questo esatto. È una buona dritta per i nostri amici a casa, perché sì, appunto perché no. Mettendo poi, rimettendola sul fuoco, è un modo per non farla esatto, addensare in questo in maniera modo immediata. creiamo la crema giusta e la possiamo e non roviniamo il tutto. Federico, tu sei venuto qui a Montalcino già con una carriera di chef alle spalle? Allora, io sono venuto ragazzo, non proprio chef, ero un cuoco, sono venuto qui come un aiuto cuoco. Nel ristorante dove sono venuto a lavorare a Montalcino ho conosciuto quella che adesso è mia moglie qui dietro alle spalle e niente, da lì siamo poi piano piano cresciuti. Senti, che tipo di clienti ci sono qui a Montalcino? Molti stranieri ma anche palati esigenti? Allora, sicuramente sì, abbiamo tantissimi clienti stranieri che vengono un po' da tutto il mondo, possiamo dire America, Brasile, Francia, Germania, un po' dappertutto, anche molti italiani, perché no? E sì, l'esigenza è... Perché diciamo, nella patria del vino dove si beve bene si vuole anche mangiare bene, giustamente. Sicuramente, noi cerchiamo di dargli l'una e l'altra cosa, anche perché il vino qui non ci manca di sicuro. Senti, sono molte richieste i piatti tradizionali? Allora, sono molto richiesti, anche se come potete vedere noi abbiamo una carbonara che abbiamo comunque nel nostro menù, perché sia gli stranieri che anche gli italiani apprezzano queste piccole rivisitazioni. Sì, però appunto sempre targate con i prodotti del territorio, quindi in modo da mantenere inalterata l'identità territoriale. Adesso Mira che cosa sta facendo? Allora, sta come mantecando. Possiamo vedere, Mira ha messo già la pasta, ha aggiunto di nuovo il nostro guanciale e ha unito l'uovo con il pecorino. Adesso praticamente manca circa un minuto perché portiamo ad ultimare il nostro piatto, farà riprendere leggermente quell'acqua che aveva messo in precedenza. La farà evaporare un po'. Esatto, farà evaporare l'acqua, però gli darà la possibilità di far addensare l'uovo in maniera giusta senza creare cuocerlo. Quella frittatina, frittatina che di solito rovina tante carbonate. Esatto. Eccoci qua. Ecco, come potete vedere è una crema perfetta, non si è cotta, quindi è rimasta inalterata. Ecco qua. Quindi procediamo con l'impiattamento. Sì, facciamo un bel nidino. Lasciamo spazio a Mira per lavorare. Chiaramente questa cremina avvolgente che è poi, diciamo, l'aspetto più bello della carbonara. Sicuramente. E adesso spostiamo, magari togliamo questo. Qua facciamo così, ecco, diamo una mano qua, un pochino di decorazione perché ci vuole. E voi avete anche un altro ristorante in zona? Sì, abbiamo un altro ristorante che si chiama Il Grifo, che è il primo, diciamo, della famiglia, perché è stato aperto nel 2004. Perfetto. Eccolo. Adesso, Mira, per favore, il nome del piatto e gli ingredienti. Allora, questa è una carbonara fatta con del guanciale di cinta senese e del pecorino di Montalcino e del rosso d'uovo. Possiamo dire che è una carbonara di Montalcino? Allora, ripetiamo gli ingredienti. Allora, guanciale di cinta senese DOP, pecorino di Montalcino stagionato 13 mesi e del rosso d'uovo. La pasta. E la pasta di Senatore Cappelli. Una pasta anche questa del territorio, eh? Adesso possiamo prendere il piatto e andare all'assaggio. Ed eccoci all'assaggio finale. Federico consegna la sua carbonara in versione Montalcino a Eugenio Tassini, che è il responsabile di Corriere Extra, che diciamo ci fa sempre dei belli approfondimenti sull'enogastronomia. Il giornale legato al Corriere della Sera. Sì. È certo, il prestigioso Corriere della Sera, assolutamente. Allora, Montalcino non so perché, ma mi viene a parlare di tradizione, è una cosa proprio. Però è interessante perché la carbonara, lui è romano, no? Sei romano? Sì. Che è un'istituzione a Roma, la carbonara, no? Anche
la ricetta non si sa da dove venga, più o meno, anche qui si perde nelle nebbie. Esatto. Ci sono molte spiegazioni, ma molte, molte versioni della storia della carbonara, ma diciamo che nessuna è, si è certi che sia quella vera. Detto questo, questa carbonara è una carbonara che lui, romano, quindi è colpa sua parlando ai romani sparsi della Toscana, ha rivisitato insieme ovviamente alla moglie che è la chef, ha rivisitato con degli ingredienti tipici della zona, come per esempio la cinta senese, usando quindi la cinta senese, no, il guanciale, diciamo, di Amatrice, che è secondo le regole romane. E poi non so se c'è il pecorino romano o se c'è un altro tipo di formaggio dentro. Pecorino sempre di zona. Di Montalcino. Di Montalcino, pecorino di Montalcino. Quindi, come vedete, se gli viene un romano nel ristorante, beh, però parli romano e quindi vi intendete. Però sicuramente questo qui è un piatto della tradizione, sicuramente del Novecento italiano, dal dopoguerra, diciamo, a oggi, rivisitato in una chiave locale interessante, in questo senso le tradizioni, i prodotti locali, cioè meglio prendere una cinta, farlo con la cinta senese che con un finto guanciale di no? Di Amatrice. Ecco, questo è importante. Bene, allora, mentre Eugenio passa all'assaggio, ci troviamo appunto con Lorenzo Magnelli, che è il titolare dell'azienda Le Chiuse di Montalcino. Dove si trova l'azienda e quanto è estesa? L'azienda è una piccola azienda a conduzione familiare, facciamo circa 30.000 bottiglie. Siamo sul versante nord della collina di Montalcino, sono i terreni che mia madre ha ereditato da Fiorella Biondisanti, che è la sorella di Franco Biondisanti, ed è lì dove Biondisanti in parte ci faceva le riserve. E facciamo appunto i vini classici, tradizionali della zona. Che cosa ci hai portato per abbinare a questa carbonara di Montalcino? Con la carbonara, beh, il rosso di Montalcino. Il rosso di Montalcino è un sangiovese in purezza, ovviamente, fatto dalle stessi vigneti del Brunello. In questo caso utilizziamo grappoli più grandi per avere una buona acidità e una migliore scorrevolezza, quindi è un vino che si sposa bene con i carboidrati dovuti all'acidità e quindi la pasta è perfetta. Perfetto, allora versa pure il rosso. Che cosa ne pensi, Eugenio, della pasta? È molto interessante perché c'è una nota acida, c'è una nota acida che la caratterizza molto. Che è determinata, credo, dal grasso della cinta senese. Il grasso della cinta senese, sì, potrebbe dare quella. Mi fa così pensare che un goccio di limone ci potrebbe anche stare bene, o una grattugiata di limone. Quindi molto, molto, molto buono. Perfetto, allora assaggiamo anche questo rosso di Montalcino. E quante bottiglie vengono prodotte di rosso? Vengono fatte circa 13.000 bottiglie. È un vino che ovviamente è l'espressione del Sangiovese, è un vino molto giovane, quindi lavora molto sul frutto ed è, diciamo, il piccolo fratello del Brunello. Sempre da uve di Sangiovese, che qui viene chiamato Sangiovese Grosso. Esatto. Bene, allora io direi a questo punto di brindare a Montalcino, ai suoi vini e anche alla sua carbonara.